diretta. Siamo in diretta con 5 minuti di ritardo, ma ci siamo. Per questo incontro, ricordo che uno degli incontri che abbiamo cominciato a fare in preparazione del 25 aprile con Diego Audero, che è già collegato con noi. Ciao Diego, ti vedo. Quindi. Ciao a tutti. Allora, e ricordo anche che se qualcuno vuol partecipare, perché vedo che ci seguono, ma forse non si osano partecipare, se qualcuno vuol partecipare, c'è il link su Facebook, si vede il link e si può partecipare tranquillamente. Io adesso lo condivido direttamente anche sul sito internet, perché c'è chi non ha Facebook e allora lo vuol vedere dal sito. Dobbiamo collegarci anche col sito, siamo collegati anche col sito, quindi direi che possiamo tranquillamente andare. Diego, allora, oggi con te parliamo della resistenza nei campi di concentramento. Poi io qualche tranello te lo faccio, perché poi c'è anche ma lo so che sei preparato sulla resistenza lì in Polonia, perché è una resistenza un po' diversa da noi, una doppia resistenza. Ma cominciamo dai campi di concentramento, poi così la confrontiamo un po' con la nostra resistenza. Allora, cosa successe lì? Partiamo in un senso un po' più lato, anche perché insomma, oggi è il 20 aprile, ieri era il 19, che è una data importante nella storia della Seconda Guerra Mondiale qui in Polonia, perché ci riporta alla rivolta del ghetto di Varsavia. È una delle scene più tragiche della storia della Seconda Guerra Mondiale, che è giusto ricordare appunto perché insomma, avvenne appunto ieri, 75 anni fa. I treni stavano andando ormai quotidianamente verso Treblinka, siamo nell'aprile del 43, dopo un anno, il 42, già di deportazioni verso le camere a gas, insomma era ovvio cosa stesse accadendo. E i movimenti di resistenza appunto del ghetto decisero di organizzare una rivolta. Il 19 di aprile del 43 appunto la rivolta all'interno del ghetto parte, una rivolta, ancora oggi si dibatte molto se era una rivolta sostanzialmente suicida, le opinioni sono discordanti anche all'interno di chi poi prese parte a quella rivolta. C'era un grado di consapevolezza del fallimento di quella rivolta piuttosto grande, perché era ovvio che senza aiuto esterno non avrebbe portato probabilmente a nulla. Però dal 19 di aprile al 16 maggio, quindi parliamo di quasi un mese, questi rivoltosi del ghetto di Varsavia riuscirono a tenere in scacco i nazisti. Parliamo di quasi 13.000 ebrei del ghetto di Varsavia che vennero uccisi, 7.000 in esecuzioni sommarie appunto all'interno del ghetto, 5-6.000 morti a causa degli incendi che ebbero luogo come conseguenza della rivolta del ghetto. Quando si parla di rivolta di Varsavia molto spesso la si confonde con quella che invece avvenne un anno più tardi, ma che può anche essere inserita nel tema, no, della resistenza, e che in qualche modo temo porta poi alla domanda che volevi farvi poi più avanti, insomma, della situazione qua in Polonia in quel momento. Magari la ricordiamo per chi conosce poco la storia della Polonia, no? Siamo a fine luglio del 44, il 22 di luglio a Lublino, nell'est della Polonia, zona già sotto controllo sovietico, viene formato un governo polacco controllato da Mosca. Il 22 luglio di fatto sarebbe poi diventata la festa nazionale della liberazione polacca fino alla caduta del muro di Berlino, no? Il loro 25 aprile in qualche modo. Le truppe sovietiche si avvicinano ogni volta più a Varsavia e la resistenza di Varsavia si trova davanti a una situazione molto complessa, perché la capitale è sotto controllo nazista, ma i russi con il nuovo governo stanno arrivando. La rivolta di Varsavia del 44 passerà alla storia come un grande atto di ribellione nei confronti dei nazisti, e lo è solo in minima parte, perché in realtà fu un grande atto di ribellione contro i russi che stavano arrivando, no? In poche parole, il 1 di agosto del 1944 la resistenza polacca prende possesso di quasi tutto il centro di Varsavia, come rappresentanti del governo polacco che era in esilio a Londra, insomma quasi per rappresentarsi davanti ai russi che stavano arrivando come noi rappresentanti del vero governo polacco che era appunto in esilio a Londra. E riescono effettivamente a liberare gran parte, no, del centro di Varsavia. I russi arrivano
Varsavia si collocano dall'altra parte del Vistula. Per chi non è mai stato a Varsavia, di fatto il Vistula taglia in due la città, anche se poi onestamente in quegli anni l'80% stava sulla riva sinistra, quindi quella liberata o sotto occupazione ancora tedesca, mentre sulla riva destra, quindi quello che è il quartiere di Praga, per chi sta a Varsavia, è di fatto la zona dove c'è il grande stadio nazionale, dietro il castello di Varsavia, arrivano i russi. E c'è questa situazione paradossale durante la quale, durante 83 giorni, quindi parliamo di un periodo molto lungo, i russi sono sulla riva destra del Vistula, c'è il Vistula, la capitale di fatto in mano alla resistenza polacca, e sull'altro lato abbiamo i nazisti fuori ad aspettare. Con la resistenza polacca totalmente abbandonata a se stessa, perché in quel momento del 1944, insomma, gli equilibri geopolitici che poi porteranno alla guerra fredda, o meglio, c'è chi sostiene, sono uno di questi, che la guerra fredda in realtà stava già in atto nel 1944, in realtà in qualche modo, anche se non si chiamava ancora così. Ebbene, di fatto non possono arrivare aiuti alla resistenza polacca. Sappiamo di due aerei inglesi che partirono da Brindisi, che sorvolarono tutta quella che poi diventerà la Jugoslavia, arrivarono fino a Varsavia, gettarono munizioni e cibo per gli insorti di Varsavia, e poi gli venne negato l'atterraggio negli aeroporti dell'est della Polonia sotto controllo russo, e gli aeroporti del nord della Francia sotto controllo americano. Dovettero tornare indietro per Brindisi, e caddero in Bulgaria perché non avevano sufficientemente petrolio per poter tornare, no? Nessuno poteva aiutare la resistenza polacca. Quindi dopo appunto 83 giorni, a novembre si arrendono, e i nazisti tornano a occupare Varsavia un'altra volta, con i russi dall'altra parte del fiume. E ricordiamo che i russi attraverseranno poi il fiume solamente 2 mesi più tardi, il 25 di gennaio, se mal non ricordo, liberando quella capitale che praticamente non c'era più, perché i nazisti, come atto di vendetta nei confronti dei polacchi per la rivolta, rasero di fatto il suolo in modo sistematico. Varsavia non venne di fatto bombardata, come qualcuno racconta, ma venne direttamente rasa al suolo, casa per casa, quartiere per quartiere, strada per strada, come atto di vendetta nei confronti dei nazisti. Ma quelle rovine, 2 mesi più tardi, ancora fumanti, erano ufficialmente la capitale, quindi i russi poterono attraversare il Vistola quando lo ritennero opportuno e insediare quel governo che poi rimarrà per 45 anni. Insomma, anche questa è resistenza, no? Anche in questo modo. E così abbiamo ricordato, insomma, l'ambiente in cui ci troviamo. Se invece andiamo ai campi di concentramento, la prima grande resistenza, per essere onesti, avvenne in Germania, no? Parliamo della resistenza comunista, resistenza socialista nei campi di concentramento. Gran parte di costoro, peraltro, quelli più strutturati, erano reduci dalla guerra civile spagnola. Erano figure austriache, soprattutto, che avevano lottato nella guerra civile spagnola contro il franchismo, e che poi, ritornati in patria, finirono nei campi di concentramento, o perché consegnati, o perché ritornarono per volontà propria, oppure perché ci dovettero tornare dopo che Hitler occupò la Francia, in quanto loro erano espatriati in Francia dopo la caduta della Spagna. Loro organizzeranno un nucleo molto grande della resistenza, che sarà poi una base importante soprattutto per il materiale che uscirà dai campi di concentramento. Ma se si parla di Auschwitz, insomma, la resistenza inizia tutto da questa figura epica, in qualche modo, che è la figura di Witold Pilecki. C'è un bel libro in italiano, si chiama Il Volontario, scritto da Marco Patricelli, che racconta la storia di questo personaggio veramente incredibile. Witold Pilecki era un giovane, aveva 27 anni, faceva parte dell'esercito polacco clandestino, e si fece di fatto catturare volontariamente a Varsavia durante una retata, pur di farsi portare ad Auschwitz ed iniziare, no, un movimento di resistenza all'interno del campo, appoggiandosi a alcuni movimenti che già esistevano di formazione prevalentemente socialista in quel momento. E dalla sua base si sviluppò un sistema di resistenza all'interno del campo, che di fatto arrivò come un grande cancro a occupare ogni cellula all'interno del campo stesso. La formazione militare era quella della formazione A5, ossia ogni persona doveva portare dentro il suo gruppo altre 5 persone, ognuna delle quali poi ne creava altre 5. Diventa veramente una forma quasi cellulare, no? Ma di fatto ogni persona conosceva solamente 5 persone e nessun altro, in modo tale che, nel caso in cui qualcuno finisse o ci fosse qualche spia, diciamo, non si potesse destrutturare totalmente la struttura all'interno del campo. Pilecki, peraltro, fu portatore all'interno di Auschwitz di una coesione anche politica.
insomma, per chi conosce la storia di quegli anni è un passo molto importante, perché parliamo di mettere insieme, insomma, comunisti con socialisti, con cattolici, con movimenti di destra però non affini al fascismo, che si erano odiati fino al giorno prima, ma all'interno del campo dovevano cercare di ottenere una specie di unità per il bene della Polonia. Qual era l'obiettivo? Beh, l'obiettivo non era quello di liberare il campo o quello di liberare i prigionieri o bombardare il campo. Queste sono cose molto belle, molto utopiche, ma nella realtà della Polonia degli anni 40-41 sostanzialmente impraticabili. C'era un sistema geopolitico in cui la Germania stava vincendo su tutti i fronti, l'Unione Sovietica ancora non è stata attaccata. L'obiettivo era sostanzialmente quello di portare aiuto nei confronti dei prigionieri all'interno del campo, quindi far entrare cibo, far entrare medicine in modo clandestino, cercare di far fuoriuscire materiale dal campo, quindi documenti, affinché questi documenti poi, attraverso, insomma, dei legami incredibili, la Slovacchia, l'Ungheria, arrivassero fino a Londra, dove c'era il governo polacco in esilio che presentava poi questi documenti. E questo avverrà durante tutto l'arco della storia. Molto spesso ad Auschwitz faccio presente che il piano di costruzione delle camere a gas era a Londra prima che le camere a gas entrassero in funzione. Quindi, insomma, Londra sapeva. C'è un libro che purtroppo in italiano non è stato tradotto, di uno storico del campo, Zviebowski, peraltro parlava italiano molto bene. Vive ancora in pensione, chiaramente. London has been informed. Londra è stata informata, no? Un tomo di quasi 300 pagine che racconta appunto di come tutti questi materiali arrivassero a Londra. E l'aspetto importante era quello di riuscire a rompere gli equilibri nel campo. Ora, ad Auschwitz, ma questo avvenne anche in altri campi di concentramento, i primi prigionieri funzionari, quindi erano sì prigionieri, ma che avevano delle funzioni di controllo rispetto agli altri prigionieri, quelli che poi passeranno alla storia in modo a volte anche improprio con il nome di Capò, erano i cosiddetti triangoli verdi, erano di fatto dei criminali comuni, assassini, ladri, oppure politici, comunisti, eccetera. Che erano stati portati dalle prigioni tedesche, dai campi di concentramento tedeschi, per diventare prominenti all'interno del campo, no? Erano spesse persone, insomma, depravate mentali, erano persone veramente la feccia del campo, che appunto, avendo queste funzioni, insomma, fungeva da controllo rispetto al campo. E l'azione della resistenza era quella di riuscire pian pianino, in un modo molto delicato, a far spostare queste persone verso altri campi di concentramento per occupare con propri membri quella funzione di prominente. Ci vuole tempo effettivamente, ma pian pianino questi triangoli verdi vennero effettivamente spinti verso campi della Germania. Come si faceva? Si faceva infiltrando i propri, per esempio, nella macchina organizzativa tedesca. Si faceva mettendo delle persone fidate a diventare gli scrivi del campo, a lavorare a contatto con i tedeschi, per esempio, no? Cercando di guadagnarsi la sua fiducia. Era un lavoro veramente molto sottile, no? Che presupponeva del tempo. Ma ripeto, sulla base poi dell'organizzazione di Pilecki, di fatto si arrivò ad avere un membro della resistenza in ogni singolo comando e nei gangli dell'organizzazione nazista. Pilecki poi, perché lui era sotto falso nome, peraltro sotto copertura, dentro il campo, si chiamava Serafinski, aveva di fatto rubato l'identità a un altro membro della resistenza, che peraltro lui credeva morto. Riuscì a scappare dal campo, una fuga dal campo. Continuò la sua lotta anche nella rivolta di Varsavia. Passò da Roma, peraltro. Tutti i rapporti che Wilecki scriveva dal campo finivano a Londra, noi tutti questi rapporti li abbiamo chiaramente. Dopo la fine della guerra torna in Polonia. Ah, peraltro, scappando a Varsavia, si ritrova davanti al vero Serafinski, quindi quello a cui ho rubato l'identità. Lui si presenta: io sono Serafinski. L'altro risponde: ma io sono Serafinski. Ma come? Anch'io sono Serafinski? E praticamente si incontrano, no? È una storia veramente incredibile. Pilecki poi farà purtroppo una brutta fine, perché verrà arrestato nel 48 dalla polizia comunista polacca e, accusato di altro tradimento, verrà di fatto probabilmente fucilato, perché noi il corpo non sappiamo dove si trovi ancora oggi. Una figura tragica che racconta anche come gran parte di questi personaggi polacchi incredibili, anche gran parte di coloro che lottarono nell'armata di Anders a Montecassino, che liberarono gran parte dell'Italia dopo la guerra, in molti casi non poterono tornare in Polonia perché avrebbero fatto una brutta fine, in quanto rimasero fedeli al governo a Londra e non riconobbero quel governo del 22 di luglio del 44 di cui parlavo poco fa.
Quindi c'è sicuramente una parte politica della resistenza, c'è una parte di organizzazione militare della resistenza. E poi si può parlare di resistenza anche in modo molto lato, no? Perché la resistenza non è, l'abbiamo detto nei confronti degli INI l'altra settimana, non è solamente resistenza armata o militarizzata, ma c'è anche una resistenza morale all'interno del campo. E qui entriamo nell'ambito della religione, soprattutto, no? L'altro giorno facevo l'esempio dei membri dei Testimoni di Geova, per esempio, che erano un gruppo molto molto piccolo all'interno del campo, ma che erano nei campi di concentramento perché rifiutavano l'autorità politica, quella soprattutto quella che si basa sulla violenza, non facevano servizio militare, rifiutavano la violenza in senso totale. E quindi fino nei campi di concentramento. Quella possibilità, peraltro, di firmare un documento che gli avrebbe permesso di uscire quel giorno stesso, se abiuravano la propria fede, e a che mi risulta non è mai avvenuto. Beh, la figura era molto particolare perché poi loro accettavano il destino che li aveva condotti nei campi di concentramento. Molto spesso i testimoni di Geova lavoravano, per esempio, nelle case dei nazisti, facevano pulizie, cucinavano, e venivano mandati addirittura a comprare il pane in centro paese da soli, perché tanto sarebbero tornati all'interno del campo. È una grande testimonianza di fede, e lo dico da laico chiaramente. Però se parliamo di religione, poi chiaramente, beh, qui si tocca tutto l'ambiente della religione cattolica polacca, che venne portata nei campi di concentramento. La figura simbolo, ma ne potremmo fare veramente tante, quella di padre Maximilian Maria Kolbe, no? Siamo nell'estate del 1940, nel luglio, scusate, del 1940, quando al ritorno al campo, durante l'appello serale, mancava un prigioniero. L'appello durò quasi 10 ore, perché nel frattempo si cercò questo prigioniero, durante i quali, sì, era agosto, faceva un caldo terribile, assetati, i prigionieri dovettero rimanere per 10 ore, tutta la notte anche di fatto, fermi, col cappello in mano, nella piazza degli appelli. E in quel 40, perché poi questa cosa venne meno col passare del tempo, se mancava un prigioniero, 10 dovevano morire di fame e di sete. Vennero scelti 10 compagni, tra i quali di quello che mancava, tra i quali questo Guy Hofnicek, Francesco Guy Hofnicek, che si mise a piangere. Io moglie, ho figli, cosa accadrà con loro dopo la guerra? Chi si prenderà cura di loro? E appunto al fianco di questo signore c'era questo padre francescano, San Padre Maximilian Maria Kolbe, il quale disse: beh, io non ho figli né famiglia, la mia vita vale meno della vita di questo signore, che è una famiglia di cui preoccuparsi. E insieme ad altri compagni, padre Kolbe venne portato in questa piccola cella, la cella numero 18, nel blocco della morte ad Auschwitz. Vennero chiusi in questa cella a morire di inedia, come si diceva, no? Quindi di fame e di sete. Lui rimase in vita, gli altri morirono di fame e di sete. Lui non rimase in vita per 14 giorni, pregando e meditazione. Venne poi ucciso con un'iniezione di fenolo al cuore. Lui è stato poi santificato da Papa Paolo VI, beatificato da Giovanni Paolo II, e di fatto tutti i papi che andarono poi in visita ad Auschwitz, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco, sono recati appunto in questa cella nel blocco 11 di Auschwitz per ricordare padre Kolbe. Ma ricorderei anche, per esempio, padre Suor Maria. Suor Maria era austriaca e non era ad Auschwitz come prigioniera, era semplicemente lì per prendersi cura dei tedeschi, quindi doveva fare da mangiare, doveva fare le pulizie, era lì, non dico volontaria in qualche modo, ma venne cooptata appunto per essere volta ad Auschwitz. Lei, austriaca, religiosa, aiutò tantissimo la resistenza nel campo, grazie ai contatti che aveva con la resistenza socialista austriaca all'interno del campo, riuscendo a far fuoriuscire tantissimi materiali, documenti da Auschwitz, e facendo da collegamento con la resistenza esterna. Siccome era austriaca, siccome non era una prigioniera, siccome erano religiose, di fatto non veniva sostanzialmente controllata, e rischiò la vita tantissime volte per aiutare all'interno del campo. Ma storie come questa ne potremmo trovare tantissime. E sempre in senso lato, resistenza può essere anche la resistenza culturale all'interno del campo. 2 anni fa ad Auschwitz ci fu una mostra temporanea molto bella dell'arte ad Auschwitz. Abbiamo dei libri tutti disegnati dai prigionieri, abbiamo una bambolina creata dai prigionieri all'interno del campo, degli oggetti in ferro creati all'interno del campo, dei rosari fatti con le molliche di pane, per esempio. Abbiamo un Babbo Natale fatto con la mollica di pane. Soprattutto questa è arte e anche in questo modo resistenza. Ricordiamoci che ad Auschwitz c'era un museo
durante l'esperienza del campo. C'era un museo d'arte, autorizzato dai nazisti in questo caso. Dei grandi artisti polacchi, penso a Dunikowski, per esempio, che poi diventerà uno scultore di fama mondiale, all'interno di una sala dell'ospedale, perché gran parte di loro lavoravano all'interno dell'ospedale, creò un museo, il Lagermuseo. L'ospedale era un luogo importante perché nell'ospedale sostanzialmente c'era poco controllo da parte dei nazisti per le malattie infettive, soprattutto per la paura di infettarsi con le malattie infettive. E per la presenza di questo medico tedesco, il dottor Wirth, che è una figura molto ma molto controversa, di formazione cattolica, profondamente credente, passerà la storia per essere colui che organizzò le selezioni a Birkenau, perché fu lui che di fatto le organizzò, no? Però è anche una persona che portò delle migliorie incredibili all'interno del campo dal punto di vista sanitario. Era una persona che vedeva perfettamente il filo del rasoio su cui si camminava all'epoca. Lui sempre sostenne di aver voluto prendere su di sé la responsabilità delle selezioni, perché se l'avessero fatte l'SS direttamente, non i medici, il numero di condannati a morte sarebbe stato molto ma molto più grande. Lui stesso si accollò la responsabilità di andare sulla rampa di Birkenau a fare le selezioni, perché lui era il capo e doveva farlo, per far vedere ai suoi sottoposti che doveva farlo. Profondamente collegato in termini sbagliato con la resistenza, perché lui formalmente non aveva nessun collegamento, ma insomma non aveva il prosciutto sugli occhi, sapeva perfettamente quello che i suoi assistenti facevano, tra cui questo Langbein, socialista austriaco, che anche lui reduce dalla guerra di Spagna, organizzava di fatto all'interno dell'ospedale la resistenza del campo. Ci fu un momento in cui c'era anche una radio all'interno dell'ospedale, con cui avere contatti con l'esterno e con la radio di Londra. Fu solamente un momento, ma ci fu chiaramente. Radio peraltro costruita con tutti i pezzi presi qui e là nel campo, si riuscì a costruire una radio che funzionava all'interno di Auschwitz. Appunto, poi si organizzò questo museo all'interno del campo. Quindi c'era anche una sorta di arte, di letteratura all'interno del campo, di musica. Perché è vero che c'era l'orchestra del campo obbligata a suonare queste marcette militari all'andata e al ritorno, ma era anche un'orchestra che componeva musica, a differenza, a seconda delle sensibilità che potevano esserci nel campo. Anche questa è una grande resistenza, no? Sappiamo per esempio di ebrei che riuscirono a mantenere le tradizioni fin dove era possibile. Il venerdì sera si faceva il Shabbat, se era possibile, si cantava il Kaddish per i morti. Certo, 5 anni sono 5 anni, Auschwitz ha vissuto fasi diverse a seconda di come la guerra andava, non sempre fu possibile, ma queste cose vennero fatte. Ci furono dei battesimi all'interno del campo, delle cerimonie religiose, la messa di Natale per 2 anni venne celebrata, la messa cristiana. Quindi insomma, queste cose sono effettivamente avvenute. E poi le fughe sono anche un metodo di resistenza. Ricordiamo che le fughe molto spesso non venivano organizzate per una volontà di sopravvivenza del prigioniero. Queste fughe sostanzialmente avevano scarso successo perché erano azioni estemporanee senza una reale organizzazione esterna che potesse aiutare i prigionieri a uscire poi dalla zona di interesse. Le fughe erano organizzate appunto per portare fuori membri della resistenza che stavano diventando compromessi all'interno del campo, che quindi poteva diventare molto problematico riuscire ancora a coprire la loro reale identità, per esempio, no? La fuga più spettacolare fu quella di Kazimierz Spiechowski, che ho conosciuto personalmente, morto solamente 2 o 3 anni fa. Lui riuscì a scappare, lui era alto, biondo, con gli occhi azzurri, parlava un tedesco perfetto, perché era nato nell'ovest della Polonia, fin da piccolo parlava tedesco, e riuscì, grazie a dei compagni che lavoravano nei magazzini dell'SS, a rubare delle divise, no? E siccome lui lavorava nel magazzino delle macchine, semplicemente divisa più magazzino più lui che lavorava lì, si vestirono da tedeschi e uscirono tranquillamente in macchina dalla porta principale salutando l'SS di guardia. Vennero fermati a un posto di blocco 4 km più avanti. Se venivano controllati i documenti sarebbero stati fregati. Lui mette fuori la spallina, semplicemente aveva la fortuna di aver rubato il vestito di un alto in grado. E quindi proprio con le parolacce disse: tu testa di cazzo di soldato semplice, cosa vuoi da me? Mettendo la spallina fuori in perfetto tedesco, l'altro soldato si spaventò e quindi lo lasciò passare pensando che fosse, no, un alto in grado e che volesse fargli insomma una ramanzina, e così sono riusciti a scappare. Ma tutti questi personaggi poi in gran parte non è che scapparono
scapparne e poi entrano a far parte di movimenti di resistenza nel campo. L'ultima grande fuga nel campo, tentata fuga, avvenne nel novembre del 44, parliamo di Bernard Sfiercina e di alcuni membri della resistenza socialista austriaca, i quali tentarono una fuga perché ormai il cerchio si stava intorno al loro collo, si stava al cappio intorno al loro collo, si stava chiudendo. La fuga purtroppo fallì perché un SS comprata dalla resistenza li tradì e avvenne l'ultima grande impiccagione ad Auschwitz, quella del dicembre del, 30, del 27 dicembre del 44, in cui morirono i membri della resistenza, gli ultimi membri della resistenza del campo, tra cui anche Rudolf Riemel, che io conosco bene perché sto scrivendo appunto la sua storia. Lui, membro della resistenza austriaco, lotta in Spagna, ad Auschwitz, membro della resistenza, morì in quest'ultima impiccagione, ma passerà la storia per essere l'unico a essersi sposato ufficialmente all'interno di un campo di concentramento con la sua ragazza spagnola, che venne portata ad Auschwitz col bambino per sposarsi ad Auschwitz. L'SS permisero un grande matrimonio con tanto di vestiti, partecipazioni, orchestra e prima notte di nozze nel bordello del campo, insomma. E poi purtroppo morirà un mese prima della liberazione su questa impiccagione. Però se parliamo di Auschwitz e di rivolte, di resistenza, non possiamo non parlare della grande rivolta dei Sonderkommando, no? Dell'ottobre del 44. Si narra molto di tentativi di rivolta del Sonderkommando. Ricordiamo chi era Sonderkommando, per chi magari non lo sa: erano quei prigionieri prevalentemente ebrei, quasi esclusivamente ebrei, che lavoravano all'interno delle camere a gas, quelli che estraevano i corpi dalle camere a gas, che toglievano i denti, che tagliavano i capelli e che mettevano i corpi nei forni o li portavano verso le fosse crematorie, e che dopo ogni 2 o 3 mesi venivano uccisi per far posto al Sonderkommando successivo, no? Ebbene, si narra, no, di tentativi di organizzazione. Ricordiamo sempre che qualsiasi tentativo di rivolta deve presupporre un risultato accettabile. Se non hai la capacità poi di prendere contatto con l'esterno, insomma, diventava un suicidio fine a se stesso, con i nazisti che poi avrebbero probabilmente riversato ancora più odio nel confronto del campo. Ma in quell'ottobre del 44 la situazione già era molto diversa. I russi erano ormai a meno di 250 km da Auschwitz, la resistenza polacca aveva un grande controllo del Vistola, che è distante circa 1 chilometro da Birkenau. Quindi, insomma, qualche opportunità effettivamente c'era. Il piano era questo, probabilmente, perché poi chiaramente molte informazioni su quel giorno non le abbiamo, sono molto contrastanti. Alle 10 di sera, di quel 7 di ottobre del 44, il Sonderkommando della camera gas numero 2, perché la 2 perché era quella più vicina al Vistola e quindi l'unica che avesse una reale opportunità di successo, doveva dare un segnale luminoso, una specie di faro, di lanterna, che era il segnale che in quella notte avrebbe scatenato l'inferno. Ora, il Sonderkommando in quel momento aveva a disposizione qualche piccola arma, qualche piccola bomba Molotov molto rudimentale, grazie a delle donne della resistenza del campo, che erano riuscite ad introdurre questa polvere da sparo. Loro lavoravano in una fabbrica lontano da Birkenau, dove appunto componevano queste munizioni. E l'obiettivo era questo, ossia che quantomeno una persona del Sonderkommando riuscisse a raggiungere il Vistola, mettersi in contatto con la resistenza per raccontare chi era il Sonderkommando, perché fino a quel momento, insomma, tutti con un circolo che si chiudeva sempre venivano eliminati. È una questione molto simbolica, ossia uno ce la doveva fare, uno solo, o quantomeno uno, no? E quindi alle 10 di sera sostanzialmente si era pronti ad aspettare quel segnale. All'1:30 del pomeriggio, quindi 9:30 prima di quel segnale, parte la rivolta e parte dal crematorio 4. Per chi non è pratico di Birkenau, il crematorio 2, 3, 4 e 5, insomma il 4 rispetto al 2 dista quasi 600 metri, quasi 1 chilometro, quindi dall'altra parte di Birkenau sostanzialmente. Parte la rivolta. Perché parte la rivolta? Perché all'1:30 del pomeriggio nel cortile del crematorio 4 era arrivato il Sonderkommando successivo, si è arrivato i camion che avrebbero dovuto portare via, uccidere i membri del Sonderkommando, ossia loro, quelli del 4, e presumibilmente poi anche gli altri, non sarebbero mai arrivati alle 10 di sera. Siamo in un momento molto particolare, perché in quell'ottobre del 44 non stavano più arrivando, arrivavano ancora pochi treni dall'Ungheria, siamo in un'estate forse più drammatica di Auschwitz, no? Ma si era già quasi alla fine, e
E quindi sostanzialmente questi membri del Sonderkommando vennero colti di sorpresa, perché non stavano lavorando. Paradossalmente, se in quel momento fossero veramente al lavoro, se ci fossero delle persone da sterminare, le camere a gas funzionanti, sarebbero probabilmente stati molto più attenti e preparati. Ma invece molti di questi vennero proprio trovati mentre dormivano o mentre non stavano facendo assolutamente nulla, e quindi non riuscendo neanche a capire cosa stava effettivamente accadendo, la rivolta di fatto fallì. 20 minuti più tardi i nazisti avevano ripreso il controllo del crematorio 4, i membri del Sonderkommando all'interno si fecero esplodere utilizzando quella polvere da sparo, mettendo fine alla camera a gas numero 4 un mese prima rispetto alle altre che vennero fermate un mese appunto più tardi. E nel 2 si cercò di reagire, si partì per andare di corsa verso il filo spinato precedentemente tagliato e provare a raggiungere quel bistolo che era solamente 700 metri. All'inizio sembrò che 12 di questi ce la fecero, ma purtroppo vennero poi recuperati nelle ore successive. Il crematorio 2 e il crematorio 5, che non avevano preso parte alla rivolta, vennero fucilati uno ogni tre, quindi qualcuno riuscì a sopravvivere a quella rivolta. Il 3, che invece aveva reagito, venne totalmente annichilato, come il 4. Abbiamo testimonianze dirette di sopravvissuti di Auschwitz su quella giornata così particolare, però alcuni dei sopravvissuti poi racconteranno quelle esperienze, tra cui il medico ungherese Miklos Nizsli, che era l'assistente del dottor Mengele, che lavorava nel crematorio 2, la cui vita venne salvata perché mentre si fucilava uno ogni tre, lui sarebbe stato quel terzo, ma arrivò il dottor Mengele che fermò il fucile dell'SS che gli stava sparando dicendo: questo è un mio medico, vieni via con me, e gli salvò di fatto la vita. Dopo la guerra raccontò quella giornata in modo molto dettagliato. Quindi ci fu una resistenza all'interno dei campi, diversa a ogni campo di concentramento, a seconda della regione d'Europa dove ci collochiamo e della situazione politica dell'area, perché chiaramente la resistenza non era fine a se stessa, ma era collegata con la situazione politica e geopolitica dell'area. Ma ci fu una resistenza armata, militare, di fede, morale, artistica, all'interno dei campi di concentramento, e chiunque voglia approfondire ha chiaramente tutti gli elementi per poterlo fare. Senti, ti interrompo solo per una cosa, perché così intanto ti faccio prendere un po' fiato. Tu ci hai raccontato di questa resistenza nei campi di concentramento. Da questa resistenza, ovviamente da quello che ci hai detto tu e da quello che sappiamo, non era certo fine a destabilizzare del tutto i campi di concentramento, perché non avevano impossibile farlo in quel momento. Era quella di una resistenza umana, se vogliamo, all'interno, ma aveva una funzione molto importante, che era quella di portare fuori informazioni. Quindi questa resistenza a Londra faceva arrivare informazioni. L'esistenza dei campi di concentramento e cosa succedeva lì lo si sapeva a Londra, cioè adesso diciamo l'hanno scoperto quando hanno aperto le porte di Auschwitz, non è no, così. questa è una stupidaggine molto grande. Noi per esempio all'interno delle camere a gas abbiamo tre foto scattate della resistenza polacca da un ebreo probabilmente greco chiamato Alex. Queste foto arrivarono a Londra nel giro di 14 giorni, siamo nell'estate del 44, nel momento più tragico, no, dell'olocausto. E ripeto, il piano di costruzione delle camere a gas era a Londra molto prima. Jan Karski aveva portato fuori dalla Polonia montagne di documenti che mise di fatto sotto il naso all'estero. E qui entriamo in un tema molto delicato, che è il tema della geopolitica. E qui si potrebbe aprire un dibattito storico enorme, non pretendo di essere io ad avere ragione al 100%. Temo che lì dietro ci sia tutta una questione geopolitica. Non ci dimentichiamo, chiunque può vedere in una mappa d'Europa, la posizione di Auschwitz. Auschwitz si trova sulla direzione verso Berlino e si trova a pochi chilometri dal passo di Cieszyn, quindi quello tra i Sudeti e i Carpazi, che era una... è di fatto il collegamento ovest-est, a meno che non si voglia passare dal nord e dal Baltico, e quindi da Berlino, di fatto. 500 chilometri da Berlino. Ora, dovremmo chiederci, per capire quello che è avvenuto in quell'ultimo anno, allarghiamo lo spazio a tutto il 44,
chi aveva la volontà di fermare Auschwitz nel 1944? E soprattutto, fermare Auschwitz nel 1944 cosa avrebbe comportato dal punto di vista dello sviluppo della guerra? Qual era il ruolo di Hitler nel 1944 in Europa? Se cadeva Hitler, chi riempiva quel buco? Chi riempiva quel vuoto in Europa? La risposta ci porta verso est, perché gli unici nel 1944 ad avere una forza politica di poter riempire quel buco in Europa era l'Unione Sovietica. Interessava l'Europa occidentale avere un'Unione Sovietica che riempie un buco così grande come la Germania e avercela poi di fatto alle porte di Parigi? C'era questo interesse in Europa. Ora, è brutto ammetterlo, però insomma, l'essere umano conta zero a livello geopolitico, ma non l'essere umano singolo. 200, 300, 400, 500 mila, un milione di persone sono la prima fila degli scacchi, no? Certo. Che possono essere sacrificati se devi salvare il re e la regina. Certo. L'ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale la questione non era più militare, ma era geopolitica. Torniamo, no, a quella guerra fredda latente che stava già scoppiando. Certo che l'Occidente sapeva. Il problema è che queste informazioni cozzavano con quello che era l'interesse geopolitico che c'era in quel momento. Più l'Unione Sovietica andava piano, più conveniva all'Occidente. Più Hitler rimaneva in piedi nel 1944, più questo conveniva all'Occidente per prepararsi a riempire quel buco che non era in grado di riempire in quel momento. E in fin dei conti, quello che succedeva ad Auschwitz erano dettagli. Certo, rispetto... è orribile, però. No, ma rispetto a quello che era lo scenario che si stava delineando in Europa, quello era un effetto collaterale necessario. Persino necessario, in fin dei conti. Sì, sì, no? Infatti sto dicendo. Perché se Hitler non riesce a far scaricare l'odio in quel momento, rischi che l'odio si rivolti contro Hitler e cada. E ripeto, se cade Hitler nel 1944, ma oserei dire anche prima, in alcuni casi gli unici a poter riempire quel buco era l'Unione Sovietica. L'Europa era totalmente impreparata alla caduta di Hitler politicamente. Certo, sarebbe stata un'altra Europa, un'Europa comunista molto più... cosa sarebbe accaduto? Difficile saperlo. Certo. Però la paura che c'era in quel momento in Europa era chiaramente quella. Certo. Nel 43, parliamo del 43, ora non ricordo se a settembre o novembre, ma potrei controllarlo, nel primo incontro dei grandi del patto, quindi parliamo di Roosevelt, Churchill e Stalin a Teheran, il primo grande incontro, no? Insomma, si discute di questo. E la Russia è colei che ha il coltello dalla parte del manico. Alla Russia già a Teheran gli viene detto, ok, tu prendi tempo. Noi ti diamo cosa? Ti diamo l'Occidente, ti diamo l'Oriente, ti diamo l'influenza sulla Polonia. La Polonia venne venduta a Teheran, non a Yalta a Poznan. Lì venne confermato ciò che di fatto era stato deciso a Teheran precedentemente. E da lì in avanti inizia una guerra di posizioni in cui chi ha il coltello dalla parte del manico è la Russia. Poi che oggi noi sappiamo, col senno di poi, che la Russia aveva comunque una coperta corta e correre molto in là non sarebbe potuta correre, questo è un altro discorso, però in quel momento c'era questa paura e quindi tutte queste informazioni che arrivavano in Occidente in un momento in cui si sta giocando una partita a scacchi geopolitica, insomma, in fine conti conta nulla, no? Certo, questo è quello che conta l'essere umano, se noi lo possiamo vedere, se non vogliamo andare a quell'epoca basta aprire gli occhi su certe realtà ancora oggi, no? Certo, si fa la guerra alla Libia e poi si permettono certe cose in Siria, perché... Si fa la guerra a Saddam Hussein, ma poi si permettono certe cose ad altri, no? Ci fa schifo l'Iran, ma poi accettiamo l'Arabia Saudita, che è un regime molto peggio che l'Iran. È geopolitica, no? Certo, sì, in questo non cambieremo mai, ovviamente, ma forse non si può neanche, non è neanche possibile. Sulla base di quelle decisioni, prese in quegli anni, l'Occidente si è garantito il piano Marshall, la rivoluzione, adesso certo. È beccato 45 anni di comunismo, Certo. L'Italia soprattutto che era al limite di quella frontiera, no? Insomma, dovrebbe chiedersi rispetto al piano B cosa sarebbe accaduto all'Italia, no? Certo. Quindi rispetto a quelle decisioni che sono costate milioni di vittime hanno anche garantito all'Italia e altri paesi, insomma, quello che poi si è vissuto nel dopoguerra. Certo. Come sarebbe andato nel caso contrario? Insomma, coi sé, coi ma la storia non si fa, però c'era certo. Quel piano dietro, insomma. Certo, sì. No, ma questo anche perché, come tu sai, noi raccontiamo queste storie, raccontiamo la storia
così come i documenti ce la consegnano, non come così magari è comodo raccontarla. Ti volevo chiedere però una cosa. L'ipocrisia fa male, no? Sì. Perché dietro l'ipocrisia si nasconde tutta la retorica, e la retorica non ci fa mai vedere le cose con col cinismo, il cinismo giusto. Quantomeno iniziamo a raccontarci un po' le cose come, come sono, no? Sì, poi ognuno darà il suo giudizio, però storicamente certo, quello è stato. E sempre per parlare di storia, perché abbiamo parlato di resistenza nei campi, però volevo allargare, lo dicevo all'inizio, tu hai parlato di Pileschi e della fine che ha fatto. Noi qui abbiamo una abbiamo avuto una resistenza in Italia al nazifascismo che andava dall'area cattolica quasi di destra fino ai comunisti, ed era un fronte comune che è rimasto fronte comune per un po' anche dopo, dopo la nascita della Repubblica. In Polonia invece la resistenza divenne per una parte quasi subito resistenza contro, cioè per noi gli americani erano i liberatori. In Polonia i russi non sono stati visti come liberatori, quindi la resistenza lì è continuata o è ripresa o è cambiata. Insomma, c'è un qualcosa che con la nostra storia non quadra, almeno. Ora, è un tema delicatissimo, delicatissimo e complicatissimo ancora qui oggi, e di cui, oltretutto, insomma, che tocca ferite politiche che ancora oggi vengono utilizzate dai partiti del governo, soprattutto. Teoricamente nei primi due anni dopo la guerra, quindi fino al 47, ci fu una specie di tentativo, ma più che altro ipocrita, perché la situazione si stava, insomma, cristallizzando a livello europeo, trattato di pace e tutto, in cui comunque Stalin doveva ancora giocare il ruolo, no, che doveva giocare, in cui ci fu un pseudo tentativo di coinvolgimento di forze politiche anche esterne al Partito Comunista Polacco, ma insomma era destinato a fallire, questo era ovvio. Negli ultimi anni qui in Polonia sono stati portati sul piedistallo, in auge, la figura di questi Zuniecie Wiklento, quindi di questi soldati che non si arresero, no? Si racconta, no, che questo gruppo che faceva parte dell'armata, cosa succede? Che il governo polacco in esilio a Londra continuerà anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, di fatto verrà sciolto solamente quando Wałęsa sarà il primo presidente polacco eletto formalmente, no? Qui ci fu un doppio governo per 45 anni e l'armata nazionale, l'arma Krajowa, era sostanzialmente fedele al governo a Londra, mentre invece l'armia Ludowa, l'armata del popolo, insomma, prenderà di fatto il sopravvento. Molti soldati faranno salto di qui a là, come giusto che sia. Alcuni soldati vivranno all'estero, altri vivranno di fatto qui controllati dalla polizia politica per tutta la vita o faranno la brutta fine come Pilecki. C'è un piccolo gruppo, racconta la storiografia di oggi, che non si diede per vinto e quindi si diede la macchia, non per lottare contro i russi. Ora, la questione è molto più complicata. Al netto del fatto che ci furono molti giovani, 17enni, 18enni, i figli degli anni 20 e 30, quindi i figli dell'indipendenza della Polonia tra la prima e la seconda guerra mondiale, quindi 19 anni di indipendenza, che aderirono a questi movimenti in modo totalmente idealizzato e verso i quali nutro profondo rispetto, è pur vero che invece i capetti, diciamo, di queste organizzazioni di partigiani, come li chiameremo noi in Italia, anche se qui questa parola non viene utilizzata, erano in realtà dei piccoli mafiosetti locali che, approfittando di un disastro di uno Stato che non esisteva di fatto, di quell'anarchia che c'era in quegli anni, cercavano di organizzarsi dei piccoli poteri di illegittimità e di governo locale. Questo avvenne in alcune zone dell'est della Polonia e questo avvenne qui dietro Cracovia, nella zona di Nowy Targ, per esempio. Vengono considerati dalla gente locale, che ancora ricorda quei tempi, dei veri e propri banditi, che in nome di foraggiarsi per continuare la lotta, di fatto rubavano, uccidevano, stupravano. Ora è chiaro che un governo nazionalista di destra come c'è oggi in Polonia,
che considera se stesso oggi il primo partito post-comunista, perché considera invece che tutti gli anni, dagli anni 90 sino ad oggi, c'è stata una sorta di patto, di collaborazione, di spartimento di soldi, di tradimento, no? Questa è la retorica che viene portata oggi, anche Bawenza viene considerato da loro come un traditore che ha accettato, insomma, l'evoluzione viene considerata come una sorta di tradimento, no? Meglio la rivoluzione, vabbè, lasciamo perdere. Insomma, cerca di creare un mito rispetto a queste figure, no? Di coloro che non piegarono la schiena ma continuarono a lottare. Ripeto, al netto del fatto di questi giovani che aderirono pieni di ideali e a cui va tutto il rispetto, in realtà la realtà storica è leggermente più complessa e complicata. Non ci dimentichiamo che la Polonia, insomma, arrivava dopo una prima guerra mondiale in cui l'epicentro dei fronti che andavano e tornavano era sempre la Polonia. Andiamo indietro, Napoleone, andiamo avanti, di nuovo tutto lì. Insomma, era ormai da 150 anni, se non di più, che la Polonia era terra di scorribande, di eserciti, di fronti che andavano avanti e indietro. Con una popolazione di 6 milioni di polacchi che erano morti durante la Seconda Guerra Mondiale, gran parte di questi erano uomini, e quindi una quantità impressionante di donne e bambini senza casa, senza lavoro, senza cibo, una nazione totalmente distrutta, con frontiere cambiate, con 12 milioni di polacchi che iniziavano a spostarsi dalle terre della Polonia rimaste oltre la frontiera con l'Unione Sovietica e dovevano andare a vivere in altri posti, la gente non ne poteva più della guerra. La stragrande maggioranza dei polacchi accettava il destino per quello che era, pur di tornare a una vita sostanzialmente normale. E quindi non aveva voglia di imbarcarsi in una nuova lotta sostanzialmente inutile contro l'Unione Sovietica. Il realismo della gente comune era molto più grande di quel gruppo di persone che abbracciò le armi e continuò a lottare. Ripeto, molto più mossa da interessi personali di alcuni capi che non da una vera e propria speranza di poter ottenere qualcosa. Poi questa è la mia opinione, ripeto, qui in Polonia oggi come oggi c'è un dibattito molto grande, perché c'è una forzatura enorme da parte del governo. Si è stata indetta la giornata di ricordo nazionale, no? dei soldati che non abbassarono la schiena, e quindi non mi ricordo che giorno sia, ma è qualcosa a maggio. Bisogna camminare per strada, no? Ci sono queste figure portate in risalto. No. Certo, beh, ma è un po' quello che noi abbiamo cercato di fare e cerchiamo di fare. Poi la storia viene riletta e interpretata a seconda delle opportunità politiche, però la storia quella è. La storia deve sedimentare prima di poter essere trattata in modo... Certo. O vista dall'esterno, quindi da persone che sono esterne rispetto alle emozioni di una determinata reazione, no? L'altro giorno parlavamo degli IMI, i primi grandi studi sugli IMI vennero fatti da un tedesco. Certo, sì, è significativo che non l'abbiano fatto, non so, no. Quelli, gli italiani e altri che hanno avuto le stesse vicende. Esatto. Sì, certo. Poi tu sai, adesso noi siamo in chiusura, però il tema della resistenza è un tema anche aperto qui da noi, e quindi anche da noi, a seconda del vento che tira politico, vengono date delle interpretazioni. Credo che la base sia che la storia comunque non si può riscrivere, si può interpretare, ma non si questo può fu scrivere. Soprattutto un errore della sinistra, però, certo, di volersi appropriare di una certa realtà, perché certo. Ha fatto questa appropriazione politica della sinistra dopo la guerra, ha fatto molti più danni, no? Certo. Perché oggi siamo ancora qui a discutere del 25 aprile, mentre invece dovrebbe essere una cosa totalmente assodata. E le reazioni che certa destra ha rispetto al 25 aprile sono socialmente comprensibili, ma non per quello che il 25 aprile rappresenta, perché quella cosa, secondo me, una gran parte della destra, insomma, la condivide, no? Certo. Con chi di destra non è, ma è per una certa appropriazione che è stata fatta dopo la guerra di quell'identità antifascista. E secondo me è sbagliata, perché come dicevi tu, e lo dico da uomo di sinistra, per carità, ma si è voluto diminuire, no? Il valore anche della resistenza cattolica, ebraica, di sì, altre poi... entità. Poi la mancanza di riconoscimento, a parte un dibattito che continua a crescere sull'odio
sulla negazione dell'avversario, come dicevi tu in Polonia, anche da noi, la Repubblica di Salò, ci fu la strumentalizzazione di tanti giovani che ci credevano, poi che fossero dalla parte sbagliata, giusta della storia, però ci credevano. Un conto è chi prese le decisioni, un conto è chi strumentalizzò, un conto è per opportunità politiche, storiche, fece delle scelte, e un conto è chi ci credeva. Insomma, almeno il rispetto degli ideali bisogna averli, fermo restando che quella è la storia, non la cambi. Insomma. Non ci dimentichiamo veramente che la pressione della paura verso il comunismo in quegli anni era enorme, eh? E quindi anche una fetta di società che poteva non essere d'accordo con la Repubblica di Salò, perché hai fatto l'esempio, ma insomma generalmente col movimento fascista eccetera, insomma, vedeva come alternativa dall'altra parte quel mostro che quel mostro rosso che poteva arrivare. Da qui si può tradurre anche una certa posizione della Chiesa, no? Chiesa occidentale, che all'inizio dei primi movimenti fascisti e nazionalsocialisti, insomma, non oppose, o del franchismo in Spagna ancora peggio, non oppose una grande resistenza culturale, mettiamola giù così, no? La situazione era quella, snaturare quelle decisioni rispetto a quella che era la situazione dell'epoca è sbagliato, no? Perché poi diventa semplicemente una traduzione morale rispetto al senno di poi, no? Col senno di poi è facile, certo, sapere qual era il lato giusto della storia, no? Certo. Però il senno di poi, insomma. Certo, ma sai, adesso andiamo completamente fuori tema, quindi ci dovremmo chiudere qua, ma voglio dire, se volessimo trasportarlo ai giorni nostri, il nazionalismo o la paura della troica, del controllo della troica, insomma, la troica fa paura, e la paura di un'Europa che può condizionarti, controllarti, diventare la tua padrona, ti porta a... Forse c'è anche un po' di quello. Fare la storia... più che da troica, credo che ci sia la paura verso il globale, no? Certo, la globalizzazione. Gran parte della società, e metto persino me, no? Io insomma sono dell'83, sono cresciuto negli anni 80 in cui non c'era né il telefonino e né il computer, certo, e tutto. Quindi parliamo di una fetta enorme della società, no? Che è nata in un modo totalmente diverso. Nel globale, più che l'opportunità, vede la paura. E la politica degli ultimi 20 anni ha parlato solamente dell'aspetto positivo del globale, che è preponderante, eh? È preponderante l'aspetto positivo del globale, ma ha sottovalutato secondo me enormemente quello che il globale poteva portare come effetti negativi a livello della società, no? La storia in questo caso negli ultimi anni è andata molto più veloce della capacità umana di adattarsi alla stessa storia, e quindi la ricerca del nazionale, del piccolo, è una reazione semplicemente contraria rispetto alle paure verso il globale. Ma sono paure che non sono dettate semplicemente, non sono logiche, quindi argomentate, no? Sono molto più una paura di pancia della popolazione che non una paura effettiva. Perché poi discorsi tecnici sulla troica, su questo, su quell'altro, si può avere opinioni discordanti, ma sono poi discorsi tecnici. Però quando poi assumono valore di massa, di società, vuol dire che c'è una paura intrinseca lì dentro, no? E che quindi invece di essere ostacolata andrebbe capita. Perché, certo, la popolazione di oggi, e non solo in Italia, questo sta avvenendo anche in altre parti, certo, del mondo, no? Oh, certo. E quindi perché in tutto il mondo ci sono questi movimenti di chiusura che stanno crescendo? Perché c'è una sostanziale rifiuto del globale. E nonostante il globale abbia portato dei risultati incredibili negli ultimi 20 anni. E quindi una domanda che dal punto di vista sociale e politico, dei partiti politici seri, dovrebbe essere questa: che risposta noi diamo a questa paura? Perché prendersela col signor Giovanni perché ce l'ha con la Germania e trattarlo come un deficiente, secondo me è sbagliato, perché quel signor Giovanni, con tutte le sue capacità e culturali, in realtà rappresenta semplicemente una paura che c'è ed esiste, e che c'è anche nella classe culturale del paese, no? Anche io mi faccio molte domande. Certo. Bisognerebbe provare anche qui a sdoganare un po' queste paure e a provare ad analizzarle. Qualcuno magari... Ecco, perché qualcuno magari ha anche ragione d'essere, quindi... Certo, però se noi permettiamo che gli unici a dare risposta a queste domande siano solamente loro, chiudiamo tutto,
e ci isoliamo, perché la risposta è più facile, no? Quando hai paura ti chiudi a riccio e ti proteggi, no? Certo. Se il primo impatto della paura è quello di proteggerti, quando ti arriva qualcosa addosso tu cerchi di proteggerti e ti chiudi da solo. La reazione più intelligente è quella invece di dire: ok, siamo in un momento difficile, quindi noi ci raduniamo come gregge, come fanno i pinguini in inverno, e proviamo a superare questa difficoltà insieme. Lì però ci vuole qualcuno che chiami pinguini a raccolta, no? e li mette insieme. Certo che è più difficile, è molto più facile dire: è colpa loro, allora ci chiudiamo. Per questo certo. È di nuovo una risposta che solletica la pancia. Se qualcuno invece vuole dare una risposta un po' più argomentata, non deve dire: ma tu sei un analfabeta, non hai studiato, sei un deficiente, chiunque vota Salvini è un coglione perché che non sa leggere né scrivere, sono dei trogloditi. Perché questa certo. È una risposta semplicemente di classe che non aiuta, perché non vuole certo. vedere il problema che c'è ed esiste. Certo. Direi che possiamo chiuderla qui, altrimenti ci andiamo veramente fuori, siamo già andati fuori argomento, però è interessante, è il motivo delle nostri incontri, è proprio questo. Io ti ringrazio, spero che tu ci sia fra due giorni, sì, abbiamo degli imi in canavese con Emilio Champagne che ci stava seguendo, perché io vedo che ci sta seguendo, anche se non è intervenuto. Ci vediamo per parlare degli IMI, e poi con te concluderemo ancora il 24, che è proprio la vigilia. Sì, noi proveremo a prendere l'esempio di come ITRE riuscì a creare una massa per vedere se esistono un modus operandi, no? E trovare magari in quella costruzione di una massa, perché poi, insomma, la massa che ITRE riuscì a creare è forse l'apice, no? Della creazione di massa, certo. Vedere se noi nel piccolo stiamo commettendo degli errori simili, no? Proveremo a fare un parallelo, vedere un attimino come è un incontro. Che risposte ne escono. Certo, è un incontro al quale, e io vedo che c'è parecchia gente che ci segue su Facebook, ecco, è un incontro, siccome c'è anche il codice per poter accedere, è un incontro che magari, se qualcuno vuole partecipare, entrare nel nostro salotto, dire la sua, facciamo un bel dibattito, magari vediamo se riusciamo per il 24 la vigilia a fare un bel dibattito. Ok, Diego, io ti ringrazio, ti auguro un buon pranzo. Tu puoi uscire da Cracovia adesso? Posso uscire, a parte dalle 10 a mezzogiorno in cui gli anziani possono fare spesa, quindi noi da 10 a mezzogiorno non possiamo andare nei negozi, però da mezzogiorno in avanti sì. Adesso, quindi passato mezzogiorno. Con mascherina e tutto. Tutto, ok. Va bene, Diego, ci vediamo Saluti da Cracovia, ci vediamo tra due giorni. Ciao.